Buongiorno, siamo con il professor Italo Fiorin, pedagogista ed è attualmente il presidente della scuola di alta formazione EIAS della LUMSA. Con lui parliamo del tema, di uno dei temi che è all'ordine del giorno, cioè il problema del voto di condotta, del comportamento, della valutazione dei comportamenti degli studenti. Senti, Italo, c'è una questione da cui io vorrei partire. Molti sostengono che questo approccio contenuto nella legge che da poco è stata approvata dal Parlamento sia un approccio che denota un po', indica, è un indicatore di un ritorno a tempi passati di cui non sentivamo il bisogno. Tu sei d'accordo con questo? Che cosa ne pensi? Sì, in effetti anch'io ho un po' questa sensazione, e cioè che si affrontano problemi reali con strumenti culturali del passato. E ricordo, per cercare di spiegarmi meglio, quanto scriveva e diceva ancora qualche decennio fa il professor Charmé, quando parlava della crisi della famiglia normativa e dell'affacciarsi sulla scena educativa della famiglia affettiva. E oltre a descrivere il cambiamento, diciamo, che avviene all'interno delle dinamiche familiari, attraverso questa analisi lasciava intendere una crisi di un'idea di società nella quale la norma era solo perché norma, riconosciuta e rispettata, e l'istituzione solo perché istituzione era autorevole. Ora viviamo in un mondo nel quale questa idea è andata, si è dissolta. Si è dissolta perché l'autorità non è più accompagnata necessariamente e inevitabilmente dall'autorevolezza necessaria per esercitarla. E l'autorevolezza è qualcosa che si conquista, non ope legis, non per un riconoscimento istituzionale, ma perché attraverso il prestigio, attraverso la credibilità, attraverso la capacità di coinvolgere e di acquisire la reputazione necessaria, si diventa autorevoli. Ricordo sempre il professor Charmé, perché questa sua immagine mi aveva molto colpito al tempo, che raccontando della sua esperienza universitaria diceva: quando entravo a far lezione nel passato, non ero io che entravo in aula, ma entrava l'autorità, il professore, c'era il grande silenzio. Poi, con il passare degli anni, quando entro in aula, entra un ometto che gli studenti guardano anche con benevolenza, continuando a fare quello che fanno. E sta a me progressivamente conquistarli e fare sì che distolgano lo sguardo da quello che stanno facendo e si accorgano che c'è qualcosa di interessante per loro in aula. Senti, però resta un fatto che spesso nelle scuole ci sono episodi anche gravi di mal comportamento da parte degli studenti e non possiamo stare semplicemente a guardare e a dire, beh, sono ragazzi, devono crescere, devono maturare. Dobbiamo pur fare qualcosa, dobbiamo pur intervenire per dire che questi comportamenti sono riprovevoli, sono socialmente sbagliati. Questo è sicuramente vero e bisogna essere chiari intorno a questi episodi e a queste questioni. Però vorrei dire ancora una volta che il problema è culturale ed è un problema di approccio che non è, come dire, riportabile, riferibile e leggibile soltanto nell'episodio eclatante. Prima dobbiamo ragionare sulle condizioni e anche sul contesto e sul clima educativo che stiamo creando. Proprio a proposito del comportamento, no? Mi interessa molto questa parola. Cos'è il buon comportamento? Cos'è il buon comportamento? Allora mi chiedo, è buono il comportamento di quell'alunno che non disturba, che se ne sta sempre zitto, che magari anche diligentemente interviene con l'idea che se interviene correttamente sarà premiato, che vede il suo essere
convergente rispetto alle attese dell'insegnante premiato e quindi non si pensa, non si mette nelle condizioni di discutere e anche di dissentire, allora questo è un comportamento buono? A me sembra che questo sia un comportamento semplicemente adeguato a delle richieste di un regolamento formale della buona educazione, ma il buon comportamento, quello che ci dovrebbe veramente premere, come va e in cosa consiste? Ecco, personalmente credo che la scuola debba fare molta attenzione a promuovere il buon comportamento, ma nel buon comportamento io vedo un valore attivo, non un valore passivo, una virtù attiva. Buono è il comportamento di chi fa qualche cosa di bene per gli altri, per la società, per l'ambiente. Questo è il buon comportamento che secondo me la scuola dovrebbe promuovere. Senti, Italo, però ti faccio un'obiezione che spesso emerge quando io poi faccio di queste interviste, le pubblichiamo e raccogliamo un po' i pareri, i commenti dei nostri lettori. E uno dei commenti tipici è: ma sì, certo, questi pedagogisti sono tutti bravi a raccontare queste cose, ma li vorrei vedere però in classe con 25-30 ragazzini scalpitanti, vocianti, alle volte urlanti. E vediamo un po' se poi sono così convinti che tutte queste cose che loro predicano tanto bene poi nel concreto funzionino. Ecco, tu che obiezione, che quale controobiezione fai? Sì, capisco queste obiezioni perché non è facile certamente stare in una classe così anche molto eterogenea e molto problematica spesso, che è quello che i nostri docenti incontrano ogni giorno. Però devo dire che quello che mi fa in qualche modo essere sicuro delle cose che dico è il fatto che le vedo realizzate da tanti docenti. Le vedo realizzate da tantissimi docenti che hanno classi molto difficili, anche si potrebbe dire, se esiste una classe difficile. Hanno situazioni comunque molto difficili, ma quello che succede, che cos'è? È che una classe, un gruppo di alunni, se incontra delle proposte che li coinvolgono, il problema del comportamento quasi non si propone, quasi scompare. È una delle molle che maggiormente aiutano nella direzione della gestione della classe è cedere molto del potere dell'insegnante e attribuire questo potere agli alunni. Qual è il potere dell'insegnante, questo povero potere dell'insegnante? Beh, l'insegnante ha almeno tre poteri, no? Che sono quelli del programmare, del fare lezione e del valutare. E sono poteri che tiene strettamente nelle sue mani. Quando si prova a cedere un po' di questo potere, coinvolgendo i ragazzi nella progettazione, coinvolgendo i ragazzi nella gestione didattica della classe, ci sono molte metodologie in questo Certo. senso, e li si associa anche nel valutare il comportamento, questo si dice con la parola inglese empowerment, quando si riesce ad avere una didattica di questo tipo, certamente cambiano molte cose, però c'è una difficoltà, certamente, c'è una difficoltà che capisco. Tanto più si è insicuri, tanto più ci si irrigidisce, no? Questo succede per esempio ai giovani insegnanti, comprensibilmente, hanno assolutamente bisogno di guide didattiche perché altrimenti non saprebbero come gestire la classe e possono essere anche di aiuto, ma poi progressivamente un insegnante diventa autorevole anche perché è capace di essere disponibile all'imprevisto. E l'imprevisto non lo porta però fuori strada, ma sa ricondurlo in una direzione di senso. Allora, una nuova didattica, no, nuova, dico nuova, ma come dicevano l'educazione nuova ancora nella metà 800 e 900 i primi attivisti, ma rinnovata con tutte le possibilità che oggi ci sono, beh, questo è il miglior ingrediente per garantire un clima scolastico, una condizione di vita scolastica non solo serena e tranquilla, ma stimolante e molto motivante lo stesso insegnante. Senti, il tema del comportamento e del buon comportamento,
ci richiama anche la questione di cui si parla proprio in queste settimane dell'insegnamento dell'educazione civica. L'insegnamento dell'educazione civica che non può essere soltanto, io credo, l'insegnamento degli articoli più importanti della Costituzione, il funzionamento delle nostre istituzioni, cioè ci deve essere qualche cosa in più, cioè lo studente deve uscire dal suo percorso scolastico non soltanto conoscendo l'articolo X della Costituzione, ma deve anche essere un buon cittadino praticante, o no? Assolutamente, penso sia così. Il primo riferimento che mi viene in mente è proprio Calamandrei, quando diceva a proposito della Costituzione che se la Costituzione resta un pezzo di carta, questo pezzo di carta cade per terra e resta lì, ma la Costituzione vive nel comportamento dei suoi cittadini. Questo è molto interessante a proposito di comportamento, vive nel comportamento. Allora, per esempio, a me sembra veramente risibile, uso questo termine forse poco rispettoso, ma pensare che un ragazzo che ha commesso qualche atto di indisciplina anche grave possa rimediare con una tesina sulla Costituzione o su qualsiasi altra cosa. Resta sulla carta e casomai ancora di più sarà ostile piuttosto che si avvicinerà. Quello che invece aiuta molto i ragazzi è quello di compiere gesti che sono di educazione civica, che sono frutto dell'educazione civica, ma che facendoli educano civicamente. Ci sono molte modalità per fare questo tipo di azioni e io personalmente, lo sai, da tanti anni ormai mi dedico alla proposta pedagogica del service learning, che è molto semplice nella sua essenza. Quello che un insegnante studia è qualcosa che lo arricchisce se le cose funzionano bene, che lo sviluppa, che gli fornisce uno sviluppo di competenze, ma che potrebbe anche essere una risorsa per gli altri, la puoi anche mettere a disposizione per gli altri. In maniera molto espressiva, Don Milani diceva: il sapere serve per darlo, serve certamente, ma serve anche per darlo. E allora se noi cominciamo a utilizzare il sapere anche come strumento di azione sociale, di trasformazione sociale, ci accorgiamo che i ragazzi vengono responsabilizzati. Si parla tanto di responsabilità, no? Anche nella recente legge si dice dobbiamo renderli responsabili. Ma come li rendi responsabili? Responsabili vuol dire rispondere a qualcosa che tu hai chiesto loro e se chiedi loro di fare qualcosa per gli altri, i ragazzi rispondono con molto più entusiasmo e molta più motivazione, ma non deve essere qualcosa di cartaceo. Ecco, a questo proposito io concluderei con una tua considerazione, una tua osservazione su un punto che mi sembra fondamentale, dirimente. I nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri studenti, certo, imparano anche da quello che noi nelle aule, nelle classi, nelle scuole gli diciamo e gli raccontiamo, però forse imparano anche molto dal nostro esempio e diciamo che forse alle volte non è che noi diamo proprio degli esempi così fantastici, ecco, diamo un po' degli esempi poco belli, poco gradevoli, per cui forse anche questo conta, o no? Credo che questo sia un punto che conti tantissimo, tanto più i giovani sono molto sensibili a quella che considerano giustamente un'ipocrisia tante volte di chi si rivolge a loro chiedendo a loro cose che non testimoniano, e questo lo si vede purtroppo ad ogni livello, e lo spettacolo che spesso viene offerto anche da chi sulla carta sarebbe un onorevole, ma che commette comportamenti non onorevoli, non è che non abbia un peso nella considerazione dei ragazzi. Comunque l'idea della testimonianza, cioè dell'essere credibili, è questa la base dell'autorevolezza ed è questa l'unica autorità che viene riconosciuta non perché imposta da una sanzione, ma perché viene accolta da una convinzione, da una motivazione forte. Ed è questa testimonianza alla fine che fa la differenza, sono d'accordo quindi su questo. E rispetto a questo i giovani sono credibili, non solo sono credibili,
anche i ragazzi, anche i bambini, sono quelli che ti mettono, per così dire, con le spalle al muro, perché di fronte a loro tu non puoi barare. Si possono dire le cose migliori, ma al tempo stesso praticare un linguaggio che le svaluta e le svilisce. Certo. Bene, noi ringraziamo il professor Italo Fiorin per queste sue considerazioni su un tema che oggi è molto dibattuto, il tema della condotta, della valutazione del comportamento. Sicuramente per tutto questo anno scolastico ci sarà da parlarne e da discuterne perché le norme che sono state approvate qualche giorno fa dal Parlamento non entreranno in vigore domani mattina, ma avranno bisogno di una serie di passaggi regolamentari per essere applicate. Quindi certamente è un tema di cui parleremo ancora. Grazie ancora, professore. Grazie, buon lavoro.